Più metal nerd, sono stato violentato da un cactus, ma non lo sapevo, l'ho scoperto poco fa. Detto questo... Ci vuole il fisico per mangiare i Carolina Reaper, caro il mio Dave. Madonna, oh, quando sono entrati non ho fatto una piega, Buttarli fuori è stato un incubo. Ciò che entra deve uscire. Detto questo, abbiamo visto X-Files, the new series, come si chiamerà adesso? È intitolato X-Files miniserie, perché dovrebbe essere una serie a botta secca, stagione unica, 6 puntate. Ne abbiamo viste due. Sigla. Anche quella è minore. Comincia nel 1947, sì. Ai tempi di Roswell, e giusto per darci un'infarinata sugli alieni. E poi niente, arriviamo al 2015. 2016, sarà stata girata nel 2015, non l'avranno girata in due settimane. Ma comunque abbiamo un attempatissimo Mulder e una rifattissima Scully che vengono richiamati a lavorare nell'FBI. Così. Non è dato sapere perché. Tra l'altro vengono chiamati dal vecchio pelatone, il vecchio capo, eccetera. William Skinner. Ma finiscono a lavorare per un deputato del governo, non è detto sapere come. No, è un presentatore televisivo che ha un programma dove svela la verità. Su YouTube? Sì, su un canale. Su un network. Ma che cosa c'entra lui con Skinner? Niente. No, ma infatti probabilmente lo conosce e quindi tramite Skinner riesce a contattare Mulder, che non si vuol far trovare, perché lui c'ha la teoria del complotto. Comunque, già qui, Madonna, ragazzi, la prima puntata sembra la lettura del riassunto di Facebook di una giornata tipo. Tutti i complotti. Un riassunto di tutti i complotti. Scie chimiche, il grande fratello che ci osserva. Controllo attraverso le medicine. L'alimentazione, le grandi industrie, le corporazioni, l'11 settembre la manetta, sì, il nuovo ordine mondiale che si sta formando, militarizzazione. Guardavo il primo episodio e dicevo, ma sto guardando Facebook. L'unica cosa che ci salva è Skelly, che ad un certo punto fa un gigantesco what the fuck, mentre questi due qui parlano, perché Mulder ha trovato uno ancora più maniaco di lui su queste cose qua. Sì. E niente, un excursus volante. Cos'era quella cosa? Viene alien anche il mio. Sì, no, diciamo che da quel poco che si capisce una puntata stravolge un po' il discorso iniziale. Cioè, qua buttano lì gli alieni e te li fanno vedere subito. Sì, come la scena dell'alieno col pasto del giaguaro, esatto. Con le chiappette di fuori. Oh, alieno, che tenerezza che mi ha fatto, era fatto malissimo. E poi fanno il gioco inverso, cioè dicono, vabbè, gli alieni ci sono, ma e se invece no? E se invece fosse tutto un complotto delle persone, cioè il discorso lo ribaltano. E quindi è quello. Sì, ma non andare troppo avanti, perché poi spoileriamo. No, vabbè, lo vedi praticamente nel primo quarto. Ci infilano i cactus nel culo. Anche perché tanto poi tutto ciò è momentaneamente accantonato. Esatto. Cioè, partiamo dal presupposto che la prima puntata lascia davvero persi. Cioè, anche se, almeno, onestamente, prima di vedere la serie non ci siamo risparati tutti X-Files, palle varie, eccetera, eccetera. Però riguardandolo a botta fredda da gente che lo seguiva quando c'era 15 anni fa, ormai, riprenderlo così, c'è il risultato inverso di Ash vs. The Evil Dead. Là ritrovi Ash, ritrovi la casa, eccetera, discorso diverso, lo so.
Però l'effetto c'era, cioè eri già affezionato al personaggio, sapevi cosa aspettarti, ti piaceva, eccetera. Qui non funziona, ti trovi ancora più spaesato perché hai dei personaggi che sono evoluti fino a un certo punto. Sono evoluti, sono cambiate le cose ed è cambiato anche il tipo di regia. Più, boh, non so, più CSI. Sì, sai cosa mi ricordava? 24. Sì, questi tagli con le serie abbastanza action. Sì, infatti, con tutti questi tagli così alla cazzo di cane non si capisce nulla. No, ci ha lasciato perplesso una gocciolina di sangue, perché siamo dei feticisti di queste cose. Sul collo di Skelly, che non si capisce perché. Non c'è. Poi sembra uguale. Ogni volta che è in ospedale, sangue. Cioè... Sì, e non è buttata a caso, cioè non è un errore di regia, è voluta per farti capire che cambia il posto, però non ti spiega come né perché. E non te lo spiegano neanche quella dopo, perché da quella dopo. Dalla seconda puntata, tutto quello successo nella prima, via, non sì, è esistito. Il 90% buttato via. Sì. Diventa una buona puntata di X-Files, come se non fosse passato neanche un mese. Beh, un taglio una un nuova pochino stagione, più moderno. Una nuova stagione di X-Files. Sì, una svecchiata. Con sì, i protagonisti invecchiati che indagano su un caso di roba paranormale. Il mistero della settimana. Se fosse stato girato una prima volta oggi, probabilmente l'avrebbero girato così, X-Files. Non vi diciamo niente sull'uomo che fuma, perché non vi vogliamo togliere la sorpresa. Mi raccomando, è alla fine della prima puntata. È una perla veramente fantastica. Sì, è proprio la chiusa. Siamo quasi sicuri che ci sia una scena del genere o in Futurama o in I Simpson, ma non ce la ricordiamo. Sì, aspettate che tiro un po' la sigaretta. Oh, scusate, ho sbagliato. Non fare spoiler! No. Tiriamo le somme al volo. Non è che ci sia molto da dire, davvero. No. Personalmente, prendendolo oggettivamente, l'ho trovato una serie mediocre che probabilmente non continuerei a seguire. Beh, sono sei puntate. Visto che sono sei puntate, visto che comunque si tratta di X-Files, eccetera, probabilmente metterebbe una chiusa molto twistata a tutto quello che è il discorso di X-Files. Continuerò a guardarla, ma onestamente non mi sento di dargli più di 6. Io prima di dare il voto voglio dire una cosa. Non puoi astenerti, devi dare un cazzo di voto. No, fermo, sì, lo do. Però prima voglio dire una cosa. Faccio un richiamo. No, fermi. Faccio un richiamo a un nostro video passato. Ho visto la terza puntata di Shannara. Probabilmente non vedrò finire la prima stagione. Comunque, tornando a X-File, il voto che posso dare alle due puntate che ho visto, per me personalmente è 5. Tu ti hai lasciato proprio così. Sì, né sale né pepe. Niente, vero, zero. Sì. Di un insipidume, tristiume. Pazzesco. Belli gli effetti speciali dove non è computer grafica, però pupazzoni mutanti della seconda puntata sono gestiti bene. Sì, oltre al fatto che sono malattie di Dio, però, vere quelle che muoiono. Però dov'è tutto il mistero delle otto stagioni di 20 anni fa? Quello che dicevamo zero. Prima, se era a guardarlo, sicuramente non ci avrebbe fatto paura e non ce ne ha fatta. Ma non c'è è riuscito neanche a stuzzicarci dal punto di vista mistero cosa sta succedendo. Per me 5 te lo regalo già. Io sto sul 6, ma perché? Perché in realtà se valutassi solo la prima puntata sarebbe probabilmente un 5, forse anche risicato. La seconda si salva, gli darei un 6,5, faccio una media molto molto ponderata, diciamo che 6 nel complesso. Sì, lo vedrò finire, perché comunque sono poche puntate e ci butto via poco tempo. 2 le ho già viste, su 6 sono già a buon punto. È carino, voglio vedere dove voglio andare a parare e capire se comunque c'è una logica che sembra un po' buttata lì adesso, però magari dietro alle ultime puntate ci stupiscono. E se noi fossimo pagati dal governo? Sarebbe una cosa fantastica. Detto questo, magari vi piace, se volete vedere una miniserie misteriosa e interessante, beccatevi The Lost Room, una serie di una decina di anni fa, con il protagonista di Six Feet Under, che non mi ricordo mai come si chiama. Ma quale? Quello che ha fatto anche Dexter? Quello che faceva, cosa faceva l'investigatore in Dexter? No, il protagonista. Ah no, Dexter, no, il fratello. Ah, ok, sì. Si chiama The Lost Room, sono 6 puntate, mi pare, ed è magnifica. È ricominciata la terza stagione di Black Sail. Ci stiamo già fornendo un sacco di cose buone da sì, guardare, no, perché, che guardare no, X-Files perché... o Shannara. Perché ce l'hanno chiesto sotto un video passato di Black Sail. Ah già, è vero, pensavo che tu volessi ritirare fuori la serie. No. Detto questo, è un video un po' spuffio, ma perché in realtà siamo spuffi anche noi dopo la visione di questa cosa qua. Sì, non dobbiamo vedere più cose e poi fare il video, perché ci... Beh, magari se sono fighe, se sono belle viene bene, sì, no, beh. Fa cacare. Nel complesso, 5, 6, 12, 17... Diviso 3 fa 5,90. Ah sì, fa un po' meno di 6.
resi un 6 meno. Meno. Sì, meno, meno. Un 6 meno meno. Si deve applicarsi di più. Vabbè ragazzi, però cioè, lo sapete, è l'impressione nostra. Se avete voglia di metterci un voto anche voi, mettetelo qua sotto così poi tiriamo fuori la media. Se avete ancora delle domande da farci, fatecele, perché non abbiamo ancora registrato il video e magari ne saltano fuori altre. E tanta birra, prosperità! Sky Fox, Fox HD trasmette... Anche su Fox normale, credo. Non c'è più. E con questa notizia bomba vi salutiamo. Tanta birra, prosperità!